Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa, benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo un piatto velocissimo, facciamo della luganega di pollo e tacchino con cuore filante, vediamo gli ingredienti. Ecco, vediamo gli ingredienti. Allora, qui abbiamo 600 g di luganega di pollo e tacchino, qui abbiamo del rosmarino secco, useremo un gocciolino di olio extravergine d'oliva, ma proprio poco poco, mezzo bicchiere di vino bianco. Farina 00 quanto basta, 100 g di mozzarella per pizza e cominciamo. Eccoci, adesso sto levando la ciccia dal suo budello. Sto levando solo la ciccia. Così. Ecco qua. Eccolo qua. Fatta la prima operazione. Eccoci qua, tutta sgranata. Adesso mettiamo un po' di rosmarino secco che gli dà più profumo. Mescoliamo il tutto. Cosa facciamo adesso? Io ho questo bilancino che è vecchissimo, lo usava mia mamma quando faceva la dieta americana, quindi pesa proprio il grammo. Ecco, adesso pesiamo all'incirca 40 grammi. 30. 40, manca poco, poco, pochissimo. Ok, intanto gli diamo la forma. Mettiamo qualche dadino all'interno di mozzarella e la chiudiamo benino, così facciamo una leggera pressione. Ecco qua, passiamo un po' sulla farina, leviamo l'eccesso. E così via. E andiamo avanti. Ecco qua, ho messo un filo di olio extravergine d'oliva, proprio un filino, con il pennellino. Aspettiamo che si scalda un attimo e poi metteremo le nostre polpettine di luganega con cuore di mozzarella. Eccole qua, vedete? Le sto mettendo in questa bella padella antiaderente e le facciamo rosolare bene dappertutto. Dopodiché aggiungeremo anche il nostro vino bianco. Comunque intanto le facciamo rosolare. Eccoci! Le stiamo facendo rosolare. Tiratele con delicatezza. Facciamo rosolare dappertutto. Così. E mettiamo il nostro vino bianco. E lo facciamo evaporare. Eccole qua! Dopo 15 minuti sono pronte. Vedete come sono belle? E adesso andiamo a impiattare. Vedete il sughetto che ha fatto? Che bella cremina. Andiamo a impiattare. Eccoci. Mettiamo sopra il nostro sughettino. Ed eccole qua, le mie polpettine di luganega con cuore di mozzarella sono pronte. Ricordatevi sempre di cliccare la campanella, di mettere un mi piace perché io ho tanto piacere. E niente, ed eccolo qua, il mio piatto è pronto. Eccole qua, polpettine di luganega con cuore di mozzarella, cuore filante della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio, ciao, alla prossima!